È ufficialmente iniziata la 21esima edizione del torneo internazionale di calcio giovanile Città di Cava dei Tirreni, che si svolgerà dal 1 al 6 giugno 2010 nella Valle Metelliana. La manifestazione è stata presentata sabato 22 maggio all'Hotel Vittoria Maiorino con gli interventi delle istituzioni e di Giovanni Bisogno, presidente del comitato promotore. Ormai 21 anni sono tantissimi, anche se questo secondo me forse è l'edizione più difficile che non solo l'Italia ma a livello anche internazionale si sta attraversando un momento molto difficile per l'economia, per cui anche noi abbiamo subito più degli altri la crisi, diciamo, anche di sponsorizzazione, ma questo comitato ha voluto a tutti i costi fare questa 21esima edizione e sempre con lo stesso entusiasmo e con le stesse grandi squadre che veramente promuovono questo torneo e valorizzano questo torneo. Partecipazione internazionale di tante squadre per la gioia anche di tanti osservatori che ormai hanno in Cava dei Tirreni una tappa fissa sulla loro agenda. Sì, tanto è vero che, anzi solo per motivi di salute, è venuto meno all'ultimo momento l'Ungheria, ma c'è la Locomotive Sofia, c'è la Fiorentina, la Lazio, tutte grossissime formazioni, l'Empoli, Napoli, eccetera, e ogni anno veramente vengono decine e decine di osservatori, ormai diventati punto di riferimento della Campania. Quasi del centro-sud, perché veramente non perché è il torneo di Cava, ma siamo abbastanza organizzati, vengono settori giovanili importanti, per cui mi fa molto piacere, tanti addetti ai lavori. Il torneo di Cava dei Tirreni, divenuto ormai un classico del panorama calcistico giovanile nazionale, quest'anno sarà caratterizzato da alcune novità di rilievo. Le categorie in gara saranno sempre 5, ovvero allievi, giovanissimi, esordienti, pulcini e primi calci, ma ai nastri di partenza ci saranno 56 formazioni, 16 in più rispetto alle passate edizioni. Stopping eating when I am full of
Il Città di Cava 2010 si prepara al grande evento del millennio dell'Abbazia della Santissima Trinità che sarà festeggiato nel 2011. Un'occasione di valorizzazione e di rilancio del tesoro storico architettonico cittadino, nonché di rilancio anche della funzione civile e religiosa dell'Abbazia Benedettina. Mercoledì tutte le formazioni prenderanno parte ad una visita guidata all'Abbazia appositamente dedicata a tutti i ragazzi che hanno preso parte al torneo. Anche quest'anno la manifestazione organizzata da Giovanni Bisogno e dal comitato promotore ha riservato uno spazio alla solidarietà. Destinataria della consueta iniziativa benefica sarà la cooperativa sociale La Fenice, che si occupa di disagio ed emarginazione sul territorio metelleano e svolge attività di reintegrazione socio-lavorativa per i soggetti svantaggiati. Resto spazio alle istituzioni con il messaggio inaugurale del sindaco Marco Galdi. È una grande festa dello sport qui a Cava dei Tirreni che si ripete da 21 anni e che noi ci auguriamo possa ripetersi ancora negli anni, nei decenni che verranno. Sindaco, un biglietto da visita anche per l'Abbazia Benedettina, direi. Sicuramente, tante iniziative si stanno preparando in vista della celebrazione del millennio e credo che il prossimo anno questo torneo internazionale di calcio giovanile possa e debba svolgersi, come dire, nel massimo del suo splendore. È una grande possibilità non solo per Cava dei Tirreni, per farsi conoscere da migliaia di persone che accompagnano le squadre, ma anche e soprattutto per farsi conoscere all'estero, in altri paesi. Basti solo dire che quest'anno, sulla base dell'esperienza di Cava, in Lituania ci sarà un torneo simile organizzato proprio dalla squadra lituana che lo scorso anno è stata ospite qui a Cava dei Tirreni. Insomma, Cava dei Tirreni fa scuola in Europa e questo ci rende sicuramente orgogliosi. Carmina Dinolfi, assessore allo sport del comune di Cava dei Tirreni, Giro d'Italia, torneo internazionale di Cava, un buon inizio per la nuova amministrazione comunale. Un buon inizio, mi auguro che la manifestazione, questo torneo vada a buon fine con un'ottima organizzazione come è stato per il Giro d'Italia. Cava è sempre stata una città pronta, noi dobbiamo ancora migliorare in previsione del millennio dell'anno prossimo. L'anno prossimo è un anno importante e noi come amministrazione comunale vogliamo puntare su questi grossi eventi affinché la nostra città vada in alto il più possibile. 9 impianti calcistici impiegati non è poco per una città come Cava dei Tirreni. Gli impianti del Simonetta Lamberti, il campo di Pregiate e inoltre altre strutture. Noi lavoreremo per l'anno prossimo affinché la nostra impiantistica venga ancora migliorata e poter essere ancora più pronti per dare risposta alla collettività. Anche i trombonieri, gli sbandieratori di Cava dei Tirreni saranno impegnati, una festa un po' per tutti e credo che questo sia un po' un comune denominatore per le tante manifestazioni di Cava dei Tirreni. Ma la stazione dei trombonieri e quindi il folklore rappresenta la storia della nostra città, la nostra tradizione, quindi è giusto che in un momento di festa si mettano in risalto le cose più belle che abbiamo, le cose migliori della nostra città. Giovanni Baldi, a livello internazionale un grandissimo torneo questo di Cava dei Tirreni. Sì, grazie a Giovanni Bisogno che anche con le difficoltà economiche del momento è riuscito a mettere in campo, diciamo, tante e tante squadre ancora in aumento quest'anno e dove le istituzioni devono dare un segno ancora più importante. La presenza delle istituzioni deve essere baluardo di una crescita di giovani, di una sana gioventù e questo è il modo in cui anche Giovanni si cimenta in questo bellissimo torneo. Io rappresento la regione, porto i saluti della regione stasera, è un'occasione questa bellissima perché insieme alle altre istituzioni è, si vede una festa dello sport ma è anche una festa di aggregazione. Plaudo anche all'iniziativa della Fenice che attraverso il mondo particolare della salute mentale porta un momento anche di aggregazione e di integrazione. È importante anche questo perché è un motivo di inclusione sociale che tutti dicono però nessuno fa e questa è una cosa bellissima che viene fatta in questo momento.